Un saluto da Simply Beats, benvenuti alla nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi siamo collegati a distanza con Damiano Ferraioli, che è responsabile tecnico e di prodotto di Egg Finance. Egg è una realtà importante, nata nel 2008 e comincia ad avere alle spalle un'esperienza corposa, un'esperienza decisamente importante. Damiano, intanto buongiorno e grazie per essere nostro ospite. Buongiorno a te e salve a tutti. Senti, con il tuo aiuto vorremmo capire un po', diciamo, che cosa bolle in pentola, che cosa state preparando e come vi state muovendo in questo contesto di mercato così particolare. Quindi, andando subito al sodo, come si dice, vorrei chiederti come prima cosa di spiegarci un po', quali sono gli strumenti, quali sono, diciamo, le funzionalità e gli strumenti che avete sviluppato e che possono essere utili, soprattutto in questo contesto così particolare, agli operatori del mondo del credito e ai mediatori creditizi in particolare. Certamente, come Egg Finance ci siamo già trovati in passato a un'esperienza molto critica, non da un punto di vista chiaramente legato alla salute delle persone, che è importantissimo, ma da un punto di vista business. Il mercato creditizio è sceso dell'80% qualche diversi anni fa. In quel momento abbiamo deciso di fare un'operazione abbastanza anomala, ovvero in un momento dove tutti scappavano dal mercato, cercavano di improvvisarsi, noi abbiamo deciso di investire tutte le nostre risorse nella crescita, quindi nel potenziare la nostra infrastruttura, nel potenziare le nostre tecnologie per aiutare gli operatori del credito. Questo negli anni ci ha premiato, cioè il mercato ci ha premiato, perché hanno deciso di scegliere un'azienda affidabile e che ha una visione sia sul breve termine, chiaramente, ma anche sul medio e sul lungo termine. La stessa cosa abbiamo deciso di farla a marzo, velocizzare e Egg Finance è diventata Egg Finance SPA, c'è stato un aumento di capitale sociale molto importante. Quindi abbiamo deciso di investire nuovamente nel mercato creditizio perché ci crediamo, perché questo è il nostro mestiere e perché lo facciamo, come abbiamo già detto, da diversi anni e vogliamo continuare a farlo, se il mercato chiaramente ce lo consente. Quindi abbiamo subito introdotto tutta una serie di strumenti, sin da marzo, quindi sin da subito, strumenti che già magari esistevano, per potenziare lo smart working, quindi comunicazioni sia verso i clienti che verso i colleghi. Da Egg Finance è possibile inviare un SMS o un'email in modo automatizzato, quindi per semplificare la comunicazione, gestire la calendarizzazione degli appuntamenti sempre in modo automatizzato, quindi mi trovo l'appuntamento sul mio smartphone e contatto il cliente. Tramite, in questo caso, in questo momento sull'Android, ma tramite smartphone in generale, è possibile cliccare un bottone su Egg Finance e far partire la chiamata direttamente sul proprio cellulare o mandare un SMS. Quindi la rete vendita ha degli strumenti molto interessanti per fare questo tipo di attività. E una cosa comunque molto importante, che già utilizzavamo e già lavoravamo con alcuni player di mercato, è la firma digitale o l'identificazione a distanza, chiaramente a norma di legge. Questi sono due strumenti che hanno dato ai nostri clienti la possibilità di affrontare questa situazione abbastanza radicale e importante comunque nel mercato. Beh, sono strumenti fondamentali in questo periodo, appunto, soprattutto la gestione di una comunicazione quanto più possibile semplice, snella ed efficace, ma anche appunto la firma digitale, chiaramente, per la distanza. Esatto, e aggiungo che gli altri strumenti erano già presenti in Egg Finance, perché Egg Finance nasce come CRM, quindi nasce per unire diversi team, diverse sedi, diversi gruppi di lavoro. L'utilizzo che si faceva in passato chiaramente era molto più legato alla sede, all'ufficio. Egg Finance era già pronto per lavorare in remoto, i nostri clienti hanno solamente utilizzato in modo più intensivo Egg Finance e abbiamo potenziato degli strumenti che già esistevano, ma che hanno permesso ai nostri clienti di lavorare meglio e tuttora continuano a migliorare e a potenziare l'automazione e la semplificazione del lavoro. Il nostro team è stato sempre pronto a lavorare in remoto perché noi, mentre in passato c'erano i classici incontri in ufficio, noi abbiamo sempre lavorato comunque con sessioni remoto perché il nostro team è su diverse sedi nel territorio, quindi anche noi abbiamo sempre gestito il remote working in diverse sedi, quindi lavoriamo già così. Eravamo già pronti perché già ci trovavamo a lavorare in quel modo, ecco. Capisco. E senti, prima accennavi a quella che è appunto la vostra visione di medio e di lungo periodo. Possiamo entrare un po' più nello specifico? Ci racconti in sostanza che cosa, su cosa vi concentrerete nei prossimi 12-24 mesi? Certamente.
In questi investimenti varati recentemente con un piano che già era in corso da 2 anni, Egg Finance è stato completamente rivoluzionato da un punto di vista di user interface, con tutta una serie di strumenti che consentiranno ai nostri clienti di avere sempre più flessibilità, sempre più accesso a reporting e dati, perché il dato diventa sempre più importante per prendere delle decisioni, e dare la possibilità ai clienti di customizzare, quindi di personalizzare il prodotto sempre di più, in modo più semplice e più vicino alle loro esigenze. Con alcuni clienti che hanno deciso di provare in anteprima quello che noi chiamiamo Egg 2.0, quindi l'evoluzione, quello che è di Egg, già stanno provando in questi giorni in anteprima il nuovo prodotto, e invitiamo chiaramente anche chi non è cliente Egg, se vuole provarlo, a contattarci, perché può tranquillamente provarlo, a vedere una serie di funzionalità. Ne cito alcune in modo molto rapido per essere anche trasparente in quello che poi andremo a introdurre, che è la possibilità, ad esempio, di analizzare il proprio portafoglio clienti, un'azienda che magari vende mutui, mediatore o banca, e poter capire il potenziale valore del portafoglio e intraprendere azioni di marketing automatizzate. Questo è un esempio molto importante per chi magari ha un portafoglio clienti che in questo momento è fermo, ma che vuole iniziare a lavorare o vuole semplicemente valorizzarlo e quindi capire che valore ho all'interno della mia azienda. Un'altra attività che invece, questo invece nel mondo della cessione del quinto, è l'automazione dei rinnovi. Quindi mai come in questo momento è fondamentale, comunque il mondo del credito andrà a supportare sicuramente tanti italiani che ne hanno ovviamente bisogno per diversi motivi, e una gestione, il prodotto Cessione Quinto è un prodotto che è sempre stato utile per alcune tipologie di finanziamento. La gestione del rinnovo è un'attività molto importante da un punto di vista commerciale per i nostri clienti. Noi automatizziamo andando addirittura a fissare in automatico un appuntamento telefonico senza l'utilizzo del commerciale. Quindi il commerciale trova già l'appuntamento, contatta il cliente e fa il suo mestiere, che è quello chiaramente di proporre appunto questo tipo di prodotto. Questo è importante perché? Perché mentre prima c'era la presenza fisica, appuntamento sul territorio, in questo momento in cui è tutto digitale è molto più semplice per noi, perché mandiamo l'invito su Google Calendar al cliente, mandiamo il reminder SMS, il cliente, se ha problemi, può cliccare direttamente e annullare l'appuntamento. Abbiamo semplificato tutta l'interazione. Questo riduce i tempi e quindi permette ai commerciali di essere più rapidi sul mercato, e chiaramente di avere una potenza commerciale superiore rispetto ai loro competitor che non automatizzano in questo modo. Poi, la parte di reportistica, abbiamo semplificato e abbiamo reso accessibile veramente a tutti la parte di analisi dei dati, perché è fondamentale per un'azienda di credito capire qual è la situazione attuale e dove vuole andare. Questo quindi non solo puoi fare analisi sui dati, ma puoi anche vedere in modo predittivo cosa succederà nei mesi successivi, in modo da capire se le operazioni che stai facendo possono tradursi in nuove pratiche, o se queste pratiche adesso sono arenate, quindi non possono essere più use, quindi c'è un intoppo da gestire, eccetera, eccetera. Tutti questi sono strumenti che consentiranno ai nostri clienti di lavorare sicuramente meglio. Certo, l'analisi dei dati è veramente fondamentale. Spesso è ostica, appunto, tu parlavi di una semplificazione, quindi si tratta senz'altro di una funzionalità interessante, ecco, per i clienti. Certamente, se non è semplice non serve a nulla, perché non si può utilizzare, quindi è teoria. Chiaramente sì, la parola d'ordine è semplicità per tutti questi strumenti. Damiano, ti vogliamo chiedere un'ultima cosa, e cioè come vi state muovendo a livello di partnership? Sappiamo che siete insomma in continua evoluzione da questo punto di vista, che siete sempre attenti e vi muovete in varie direzioni, quindi se ci racconti un pochino appunto quali sono gli ultimi sviluppi, te ne siamo grati. Certamente, negli ultimi anni, in particolare in questo momento, abbiamo visto che da leader di mercato lavorare a stretto contatto con i nostri partner ci permette di lavorare meglio, perché i nostri clienti hanno bisogno di integrarsi con altri che hanno acquisito un know-how specifico su alcuni settori. Un esempio è la firma digitale. Abbiamo recentemente stipulato un accordo con Intesi, avevamo già altri partner chiaramente con cui lavoravamo in passato, con cui è possibile utilizzare diversi provider di firma digitale o diversi provider, ad esempio per la diligence, lavoriamo con Genio Diligence da anni per antifrode e altri servizi, proprio perché il nostro cliente non deve andare a impazzire nell'integrare i sistemi, ma si trovano già pronti. In
Nel mondo corporate, nel mondo delle imprese, lavoriamo con Cerved, con AIDA, anche quello da anni per avere business information. Sono tutta una serie di strumenti che esistono e che quindi tutti i nostri clienti utilizzano e che con Egg Finance non devono preoccuparsi di dover gestire. Questo è importante per la preventivazione, siamo integrati con tutte le banche per quanto riguarda l'accesso ai crediti, almeno le principali, proprio per semplificare appunto l'integrazione tra sistemi. È indispensabile se vogliamo lavorare in tempi rapidi. E la situazione attuale ci obbliga a lavorare in tempi rapidi, quindi non possiamo aspettare 3 mesi per fare un'attività, è impossibile. No, assolutamente no. La rapidità e la semplicità sono appunto in questo momento dirimenti, fanno veramente la differenza tra un operatore che rimane sul mercato e che si continua a muovere pur tra mille difficoltà e uno che invece è costretto inesorabilmente ad uscire dal mercato. Certamente. La nostra vita personale è cambiata, ma aziendalmente non è cambiato nulla perché abbiamo sempre lavorato in questo modo e in questo momento non è cambiato molto da un punto di vista proprio operativo. Quindi stiamo lavorando di più per aiutare i nostri clienti, ma eravamo già pronti prima, come dicevo prima. Chiaro, chiaro, perfettamente chiaro. Bene, Damiano, ti ringraziamo per le cose interessanti che ci hai raccontato, per essere stato nostro ospite. E Grazie quindi a voi. ti salutiamo, un saluto, in bocca al lupo per tutto quanto e buon lavoro. Grazie mille anche a voi e speriamo di uscire da questa situazione quanto prima. Grazie Speriamo assolutamente di sì e diamo appuntamento a tutti quanti i nostri spettatori alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Un saluto a tutti quanti. a tutti.